Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Audizioni in seconda commissione sullo stato attuale della ricostruzione post-sisma 2009 nella media valle del Tevere. A Palazzo Cesaroni, sindaci, tecnici ed ordini professionali. Il servizio. È stata soprattutto la sindaca di Marciano, Francesca Mele, a puntare il dito sulla diversità di trattamento tra i terremotati del 2009 della media valle del Tevere e quelli umbri del 97 e del 2016. Il riferimento è soprattutto legato alla possibilità di finanziamento delle seconde case. Lo ha fatto insieme ad altri amministratori e tecnici del suo comune e di quello di Deruta in una audizione in seconda commissione presieduta da Valerio Mancini, alla quale hanno preso parte anche tecnici regionali e rappresentanti di ordini professionali. Per il completamento della ricostruzione occorrerebbero ulteriori circa 45 milioni di euro necessari per intervenire sugli edifici definiti parzialmente inagibili, seppure abitazione principale o attività produttiva, e sulle seconde case annessi ad immobili destinati ad altri usi, tipologie quest'ultime attualmente non previste nei finanziamenti pubblici. Ma oltre a ciò, un auspicio condiviso riguarda una forte sburocratizzazione tecnica ed amministrativa, con riferimento da parte di rappresentanti di alcuni ordini professionali, anche e soprattutto alla ricostruzione post-sisma 2016. L'impegno della Commissione è quello di riconvocare a metà febbraio una nuova riunione con tutti i soggetti interessati per mettere sul tavolo proposte strutturali utili per intervenire eventualmente sull'apposita legge regionale 3 del 2013 e portare a definitivo compimento la ricostruzione. È stato il direttore regionale Alfiero Moretti, governo del territorio e paesaggio, protezione civile, ad illustrare lo stato attuale della ricostruzione che riguarda i comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marciano, Monte Casello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano. Le risorse totali ripartite ad oggi ammontano a 46.673.254 euro, di cui 36.454.437 risorse statali e 10.218.816 risorse regionali. In terza commissione, audizione dei commissari straordinari delle aziende ospedaliere di Perugia e Terni e delle due ASL sul problema della messa in mora dei medici, infermieri e tecnici delle strutture sanitarie. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. La messa in mora di medici e operatori sanitari serve a interrompere il rischio di prescrizione, dopo 5 anni, per eventuali danni arrecati ai pazienti, ma non avvia alcun procedimento di rivalsa, che è competenza della Corte dei Conti, e l'invito a dedurre può verificarsi solo se c'è colpa grave. Lo hanno detto i responsabili delle aziende ospedaliere e delle due ASL dell'Umbria nel corso dell'audizione della Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa presieduta da Eleonora Pace. L'audizione era stata richiesta dai consiglieri regionali del Partito Democratico Tommaso Bori e Michele Bettarelli, vista la preoccupazione di medici, infermieri e operatori sanitari per le lettere che alcuni di loro hanno ricevuto recanti cifre economiche importanti quali risarcimento di presunti danni ai pazienti. Era presente l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, secondo il quale occorre trovare soluzioni per evitare la medicina difensiva che costa miliardi a livello nazionale, soldi che sarebbe meglio spendere per curare le persone, ha detto l'assessore. Ci sono avvocati, ha sottolineato, che si stanno specializzando in questa attività di richiesta rimborsi per danni e il servizio sanitario deve essere difeso con norme più chiare. Il lavoro della Commissione su questa problematica non si è esaurito, proseguirà con l'audizione dei rappresentanti dell'Ordine dei Medici e degli Infermieri, oltre ai rappresentanti sindacali. Audizione al Comitato per il Controllo e la Valutazione sulla Legge Regionale 23 del 2003 sull'edilizia residenziale pubblica. David Mariotti Bianchi. Il Comitato per il Controllo e la Valutazione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduto da Thomas De Luca, ha svolto un'audizione sull'edilizia residenziale pubblica. La riunione è stata dedicata principalmente al nuovo regolamento per il calcolo del canone di locazione, che prende in considerazione l'ISEE degli inquilini e non più il solo reddito. Il nuovo regolamento, che viene introdotto gradualmente in 3 anni, è definito da Ater Umbria come più equo, ma devono essere previste delle tutele per alcune fasce particolari,
Al termine dell'audizione, a cui ha preso parte anche l'assessore regionale Enrico Melasecche, il presidente del comitato Thomas De Luca ha sottolineato come questa seduta è stata utile perché tutti i soggetti coinvolti hanno espresso la volontà di ragionare ad un sistema correttivo delle criticità che potrebbero emergere dall'applicazione del regolamento. I vertici di Ater Umbria hanno spiegato che il nuovo sistema di calcolo prevede tre fasce, quella protetta, amministrata ed una di decadenza, composta da coloro che sono titolari di una casa popolare senza avere una situazione reddituale che giustifichi tale diritto. Per questo vanno accompagnati a lasciare la casa, calibrando gli affitti in maniera che il libero mercato diventi più conveniente. Nella fascia protetta ricade il 50% dei 7.329 contratti. Con il nuovo calcolo a regime l'affitto calerà in media del 31% e al 75% delle famiglie il canone di locazione diminuisce o rimane invariato. Nella fascia più bassa, quella da tutelare, il canone passerà da 54 a 35 euro. Nella fascia amministrata il 50% dei canoni rimarrà invariato, mentre per la fascia di decadenza il canone subirà un aumento esponenziale. L'ISEE, hanno sottolineato i vertici di Ater, mette in evidenza che la casa popolare è anche un ascensore sociale. Il nuovo sistema ha comunque i suoi limiti, favorisce i nuclei familiari più numerosi, ma esistono delle categorie come i pensionati e i nuclei monocomponenti per i quali deve essere preso un provvedimento ad hoc con un fondo per sovvenzioni. L'Assemblea legislativa ha approvato il nuovo piano della programmazione scolastica e dell'offerta formativa. Il servizio di Paolo Giovagnoni. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Tesei presidente e il voto contrario di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico per l'Umbria, il piano della programmazione scolastica e dell'offerta formativa per l'anno 2020-2021. Non ci saranno modifiche sostanziali in provincia di Perugia, mentre in provincia di Terni è stato stabilito il mantenimento in deroga dell'autonomia dell'Istituto Omnicomprensivo di Amelia. Per quanto riguarda l'offerta formativa, in provincia di Perugia il liceo statale Plinio il Giovane di Città di Castello chiedeva un nuovo indirizzo formativo liceo musicale e l'Istituto Da Vinci di Umbertide un nuovo indirizzo liceo scientifico sportivo. Ma l'ufficio scolastico regionale ha ribadito che il Ministero ne consente uno per provincia, nonostante in Umbria eccezionalmente ve ne siano già due per provincia. Un liceo musicale a Perugia e un altro a Città della Pieve, così come sono già attivi due licei sportivi, uno a Foligno e uno a Gubbio. Da qui il parere non favorevole, con l'impegno però di ridiscutere in futuro le istanze di Città di Castello e Umbertide in un apposito tavolo di approfondimento con i soggetti interessati. Vi sarà anche occasione di rivedere la situazione dell'Istituto Omnicomprensivo di Cascia, che chiede un indirizzo enogastronomico e alberghiero e che ha intanto ottenuto l'istituzione in via sperimentale di una sezione distaccata dell'alberghiero di Spoleto presso l'Ipsia di Cascia. In provincia di Terni parere favorevole per l'indirizzo biotecnologie ambientali presso l'Istituto Omnicomprensivo di Amelia, via libera ai corsi serali dell'indirizzo enogastronomico e alberghiero al professionale di Orvieto e per i corsi serali presso l'Istituto San Gallo di Terni, così come al corso serale di manutenzione e assistenza tecnica presso l'Ipsia Pertini di Terni. Parere invece non favorevole per il liceo musicale al professionale di Orvieto, mancano risorse per assegnare gli organici e ai servizi culturali dello spettacolo presso l'Ipsia Pertini di Terni. Anche su Orvieto, già nella commissione competente, diversi consiglieri regionali avevano manifestato l'intenzione di vagliare possibili soluzioni per il futuro. L'assessore Paola Gabiti ha ricordato in aula che la nuova giunta si è insediata alla fine di novembre e la prima riunione si è tenuta il 4 dicembre, quando ormai l'iter di concertazione era arrivato alla fase conclusiva. Non c'è stato quindi il tempo per affrontare novità necessitanti di ulteriori approfondimenti, soprattutto per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie. Respinto dall'Aula un ordine del giorno presentato dalla minoranza che chiedeva il coinvolgimento della Commissione consiliare competente nella cabina di regia per le azioni da intraprendere in futuro, con esiti da mettere a disposizione dei consiglieri e in collaborazione con gli attori socio-economici.
Su indicazione delle province sono stati anche soppressi 22 indirizzi formativi attuati in passato ma non attivi da 3 o più anni. I consiglieri regionali Eleonora Pace e Marco Squarta di Fratelli d'Italia hanno illustrato a Palazzo Cesaroni la proposta di legge che introduce 7 importanti modifiche in materia di assegnazione e di mantenimento delle case di edilizia residenziale pubblica. Marco Paganini. Modificare la legge regionale 23/2003 sull'edilizia residenziale pubblica introducendo criteri di residenza in Umbria per l'ottenimento degli alloggi e parametri meritocratici per il loro mantenimento. Questo è uno degli obiettivi della proposta di legge presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, Eleonora Pace e Marco Squalta, ed illustrata durante una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni. Marco Squalta ha spiegato che i 7 punti su cui si articola la proposta mirano a riportare equità e giustizia sociale nell'assegnazione delle case popolari, evitando discriminazioni al contrario. Non è una proposta contro qualcuno, ma per dare risposte ai cittadini più fragili, colpendo coloro che non rispettano le regole e le leggi. Eleonora Pace ha poi rilevato che è tempo di ridisegnare il quadro normativo regionale con importanti interventi sui criteri di assegnazione e sulle condizioni per mantenere l'alloggio pubblico. Verrà prevista una carta punti dell'inquilino sul modello della patente. Nel caso di gravi violazioni si perderà subito il diritto alla casa popolare, in caso di violazioni lievi si perderanno dei punti. Al contrario se ne guadagneranno grazie ad un comportamento corretto. Inoltre, in caso di reati e violenze contro le donne, si prevede che l'assegnazione possa passare direttamente alla vittima. La terza commissione consiliare, presieduta da Eleonora Pace, ha approvato all'unanimità la relazione annuale 2019 sull'attività delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato. 54 nuove iscrizioni, per la gran parte orientate nel settore delle attività sociali. L'atto sarà sottoposto per il suo esame all'attenzione dell'Aula di Palazzo Cesaroni. Interrogazione del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, con cui chiede alla Giunta regionale di fornire un report sull'attuazione dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea legislativa nel 2016 e sul censimento dettagliato dei siti in cui sono presenti manufatti in cemento amianto. Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, interroga la Giunta regionale sul piano di riorganizzazione delle linee del trasporto pubblico che Bus Italia starebbe elaborando. I consiglieri regionali Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni e Fabio Paparelli del Partito Democratico annunciano la presentazione di 2 importanti proposte di modifiche di legge per introdurre una riforma dei criteri di nomina di direttori regionali, dei direttori nelle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Eleonora Pace, capogruppo di Fratelli d'Italia, annuncia un'interrogazione con cui chiede alla Giunta regionale la reale situazione rispetto all'ipotesi di costruzione del nuovo ospedale Narni Amelia. Il sistema ASL e quello dei suoi nosocomi, spiega Eleonora Pace, assolutamente necessità di essere ripensato. Daniele Carissimi della Lega ha depositato all'ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta per l'inquinamento dell'area ternana e narnese con il compito di indagare e razionalizzare fonti, cause ed effetti in ordine alle particolari criticità ambientali riscontrate sull'area. Ed è tutto anche per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima settimana.